parte il fatto che pubblicava gli autori americani come Steinbeck, no? Pubblicata Caldwell, no? Poi ogni tanto tirava fuori dei romanzi di autori poco conosciuti, bellissimi. Mi ricordo Le ruote girano di Stuart Klett, oppure i proscritti di Friedrich Prokosch. C'erano libri bellissimi. E poi soprattutto aveva pubblicato Conversazioni in Sicilia di Vittorini, no? Che era un fatto importante. Poi pubblicava anche una rivista, niente male, che si chiamava Pesci Rossi, dal titolo, credo, del libro di Emilio Cecchi, Pesci Rossi, dove pubblicarono la mia terza poesia. Le prime due poesie mie furono pubblicate dalla rivista Mercurio, che dirigeva Alba de Céspedes. La terza poesia venne pubblicata proprio su Pesci Rossi della Bompiani. Si chiamava Un uomo che spacca le pietre. Gli diedero una gran bella evidenza con un disegno. Era importante. Valentino Bompiani non l'ho mai conosciuto, però l'ho letto, oltre che come editore aveva scritto una commedia che non era niente male, si chiamava Anche i grassi hanno l'onore, e che aveva pubblicato nella rivista che allora pubblicava lui, che si chiamava Sipario, che era molto bella, teatrale, presentava testi teatrali, articoli molto belli, molto seri. Poi l'ultima cosa, ho pubblicato un libro, Un onorevole siciliano, sì, certo, sempre con Bompiani, certo, che è le interrogazioni parlamentari di Leonardo Sciascia.